Grazie sempre, quindi voglio spingere sempre. Il Movimento 5 Stelle ad oggi è l'unico partito che ci dà udienza. Abbiamo combattuto da soli e nessun partito politico è stato in grado di metterci la faccia. Si ritroverà gente come me, perché se io non ne esco fuori, gente come me che siederà a fuoco sotto il Parlamento. Perché non è più vivere in mezzo alla strada. Sono 14 mesi che non riusciamo a cedere i crediti per le modifiche legislative che sono state fatte. Chiedo di sbloccare i crediti, perché altrimenti prima o dopo dobbiamo bloccare il paese. È inevitabile. Se questo sta cercando la cara Meloni, prima o poi ci arriviamo, perché non abbiamo i soldi per mettere il piatto a tavola. Ci dovete aiutare. Così no, così no, così no. Siamo tre condomini rovinati. Devo prendere 150.000 euro di mutuo e devo io prendere anche un prestito, perché non ce la facciamo più. Siamo rovinati, non torno più da noi. Abbiamo lavorato su una legge che prevedeva la cessione dei crediti, abbiamo eseguito dei lavori, in corso d'opera hanno cambiato 27 volte con 27 decreti questa maledetta legge e oggi ci hanno lasciato col culo per terra. Noi stiamo fallendo, siamo arrivati, non abbiamo più dove andare a chiedere soldi, abbiamo già decreti ingiuntivi, abbiamo pignoramenti in corso, ma di che cosa stiamo parlando mentre loro stanno dietro una scrivania? Il coraggio glielo danno questi cittadini, questi operatori. Noi che seguiamo la normativa giornalmente abbiamo contezza di quello che succede, ma il committente che chiaramente si ritrova a dover spendere più soldi, a dover a vedersi cambiate le carte in tavola, dice ma che cosa sta succedendo? Esattamente, aspettare tempi che non sono, che sono mostruosi, ci dicono a 3 mesi, a 2 mesi, e noi aspettiamo, aspettiamo, e quando è che diventa concreta la cosa?